là a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xcuder e oggi ragazzi siamo qua, già lo state vedendo, su Rules of Survival. Sì ragazzi, perché vi marco stretti, vi tengo belli aggiornati in tempo reale su tutto quello che viene inserito settimanalmente su Rules of Survival. Abbiamo visto ragazzi con gli ultimi video che gli aggiornamenti che sta introducendo la NetEase sono veramente molto interessanti e danno quello spunto in più di gioco che continua a contribuire al nostro Rules of Survival di diventare di diritto uno dei migliori giochi del 2018 per i nostri dispositivi mobili. È stato rilasciato oggi, questa notte, notte scorsa, finalmente l'update ufficiale, o meglio è stato rilasciato ciò che verrà inserito nel gioco con l'aggiornamento di domani, mercoledì 24. Io vi avevo già fatto vedere alcune cose che non erano ufficializzate se venissero rilasciate domani o il 31, e oggi voglio invece delucidarvi completamente. Andiamo subito a vedere i nuovi contenuti del gioco. Beh, la prima ragazzi, ve l'avevo già detto, grazie anche alla pagina Facebook italiana di Rules of Survival, i giocatori possono mirare e sparare con le proprie armi sedendosi sui posti dedicati ai passeggeri dei veicoli. Quindi ragazzi, finalmente adesso, se siamo seduti sulle macchine, se siamo seduti sui SUV, se siamo in barca, tutti i passeggeri finalmente potranno sparare. E già mi immagino l'ignoranza delle guerre in macchina con i passeggeri che sparano. Viene aggiunta una nuova modalità Fire Team, l'abbiamo visto con lo scorso aggiornamento che è stato inserito questo nuovo tipo di modalità, ma non era ancora giocabile. Invece adesso ragazzi, nella modalità Fire Team si può giocare in una squadra da 5 giocatori, mentre il numero di giocatori massimo che possiamo trovare nella mappa non è più di 120 ma sarà di 80. In questa modalità Fireteam c'è una nuova classificata e ci sono anche delle nuove sezioni aggiunte che andremo a trovare sempre dal menu. Hanno aggiunto finalmente una nuova modalità di frame rate elevata, quindi finalmente adesso potremo giocare in maniera più fluida e sembrerebbe evitare gli scatti. Quindi chi ha i dispositivi che possono supportare un pochettino più intensamente questo gioco, nel menu disattivata ovviamente di default, si potrà attivare questa nuova modalità a frame rate elevato. Completamente cambiata la lobby ragazzi, l'avevano già anticipato, l'avevamo anche già visto in un video precedente, lobby nuova e nuova interfaccia del menu principale. Beh, questo ragazzi un po' lo volevamo un po' tutti, quello che sto per dirvi, aggiunta di nuovi supply box gratuiti, diciamo più o meno come i chest che apriamo in Clashone, se volessimo essere proprio paragonabili. Ogni 4 ore avremo la possibilità di aprire un nuovo supply box che contiene ovviamente oro, vestiti, oggetti per il nostro personaggio. Abbiamo però, attenzione, un limite di 3 supply box gratuiti al giorno, quindi non sono infiniti. Da oggi, da domani, è possibile cambiare il nome. Lo avevamo già anticipato, lo sapevate, una volta al mese potremmo cambiare nome. Troveremo probabilmente nel menu dei settaggi l'opzione per cambiarlo.
hanno aggiunto, o forse diciamo hanno migliorato notevolmente, la Simple Mode, la modalità semplice, cioè quelli che hanno i dispositivi non potentissimi e che quindi fanno fatica a giocare, adesso nel menu dei settaggi dovrebbero trovare il tasto per abilitare sul proprio dispositivo la modalità semplice. Quindi non verrà più visualizzata l'erba, già era successo, già l'abbiamo visto, ma era semplicemente quello che abbiamo visto fino a oggi, una riduzione degli effetti grafici nel gioco. Qua invece si parla proprio di una modalità creata appositamente da zero per i dispositivi più datati. Gioco più leggero, giocabilità più fluida e ovviamente non perderete nessun punto durante le vostre partite in ranked, cioè le classificate sono esattamente identiche a chi gioca con la modalità normale. Ovviamente troverete solo giocatori che giocano con la vostra stessa modalità. Aggiunti nuovi look per lo zaino, anche questi li abbiamo già visti. Praticamente adesso, mentre andiamo in giro per la mappa, possiamo cambiare la skin del nostro zaino con tre nuove skin che sono relativamente dedicate al livello dello zaino. Backpack 1, Backpack 2, Backpack 3. Per il Backpack 1 avremo il pulcino fresco, per il Backpack 2 avremo il pulcino selvatico e per il Backpack 3 avremo il pulcino cool. Andate a vederlo, veramente veramente bello, mi raccomando. Dicono che se troviamo una skin ad esempio di livello 3 e abbiamo un backpack addosso di livello 2, la skin ovviamente non funziona. Aggiunti due nuovi supply box limitati. Uno di questi pacchetti verrà aggiornato ogni settimana, mentre l'altro verrà aggiornato ogni mese. Non ci viene detto se costeranno i soldi del gioco, costeranno i pezzi del puzzle, credo che siano ovviamente acquistabili con denaro virtuale, però aspettiamo l'aggiornamento per saperne di più. Hanno sistemato delle schede, le hanno separate nella sezione discount, soprattutto è stata inserita, dicono, una scheda relativa alle confezioni regalo. Non sappiamo niente di più, non si sa se si può dare magari un oggetto a un amico, scambiarli, non lo sappiamo. Hanno aggiornato, hanno fatto degli aggiornamenti di routine al nostro inventario e all'abbigliamento, quindi sembrerebbe che ogni tanto verranno aggiornati i vestiti che possiamo trovare nel menu adeguato e quindi averne sempre di nuovi. Per quanto riguarda il gameplay invece, hanno aggiunto finalmente un pulsante di segnalazione nella schermata di osservazione del giocatore che ci ha ucciso. Quindi se pensiamo che chi ci ha ucciso sia un hacker, c'è un tasto con scritto report che vuol dire segnala e noi potremo direttamente dal gioco segnalarlo al team di sviluppo. Hanno risolto finalmente il problema che si aveva con alcuni fucili dove usciva la parte finale dell'arma attraversando il muro, quindi magari te eri protetto dietro un muro ma c'avevi la canna del fucile che ti usciva dal muro e quindi ti vedevano, ti venivano a killare. Hanno ridotto di un bel po' i danni che possono arrecare i nostri compagni di squadra, quindi credo sia anche relativo alle granate, alle molotov, ok? Quindi quando giochiamo in team, se per caso veniamo colpiti dal fuoco amico, i danni sono sostanzialmente ridotti. Da domani gli AVM possono essere trovati nella modalità solo, cosa che prima invece non era possibile. Per quanto riguarda invece l'esperienza generale, la NetEase ci informa che sono sempre in prima linea per adottare ogni giorno nuove misure di sicurezza contro gli hacker, quindi
un sacco di cose in più per evitare al massimo che ci siano dei giocatori che vogliano barare. E ci dicono anche che hanno ottimizzato ulteriormente la velocità di movimento, la fluidità del movimento dei personaggi. Io continuo sinceramente a sperare che si possa risolvere il problema che mi rimane 30 secondi fermo quando atterro dal paracadute, non sappiamo mai bene perché. Per quanto riguarda invece l'interfaccia dell'utente, è stato nuovamente migliorato il marker dei nostri compagni di squadra, quindi quando in mappa dobbiamo i segnalini, ecco, dei nostri compagni di squadra. Da adesso i giocatori possono andare nel menu delle impostazioni e scegliere quale tipo di marker preferiscono per evitare appunto che possano essere infastiditi durante il gioco, magari proprio mentre stanno mirando un nemico. Hanno aggiunto un nuovo indicatore che si chiama numero di spettatori, quindi quando noi moriamo possiamo avere la possibilità di vedere questo nuovo indicatore che fa vedere quante persone stanno aspettando il tipo che stiamo aspettando anche noi. Aggiunta anche una nuova funzione condividi nell'interfaccia di squadra, io credo che sia forse, non lo so, relativo forse al look, quindi da condividere sui social o semplicemente per informare magari i nostri amici che stiamo giocando in team, non viene specificata. Dicono ottimizzata la formula di calcolo in base alle statistiche, queste sono cose per chi vuole guardare la classifica. Hanno ottimizzato l'immagine di sfondo nell'immagine di caricamento, nella schermata di caricamento, hanno sistemato la funzione di anteprima con il paracadute e con lo zaino per il menu di abbigliamento, forse probabilmente si vedono meglio adesso i paracaduti quando andiamo a cambiare le skin. E per chiudere ragazzi, come al solito parliamo delle correzioni dei bug, perché ci fanno comunque sempre sapere che lavorano anche per dare appunto al gioco una realisticità che possa essere degna dei suoi soci usciti per le console. Hanno risolto un bug in cui i giocatori occasionalmente non riescono a scappare mentre tengono in mano un'arma. Effettivamente mi succede anche a me, ogni tanto c'hai in mano la pistola, il fucile, devi correre via, il giocatore sembra che sta camminando in mezzo al mercato. No, invece adesso sembrerebbe che non ci sia più questo problema. Hanno ottimizzato l'effetto della collisione visiva quando si esce magari in volo da un veicolo. E hanno risolto anche un bug che era relativo invece alla sezione dello shop dove convertivamo i nostri abbigliamenti doppi in pezzi del puzzle. A volte ad alcuni succedeva che non venivano convertiti. Direi ragazzi che per questo video abbiamo davvero detto tutto, questo è quanto ci dobbiamo aspettare con l'aggiornamento di domani di Rules of Survival. Prima di lasciarvi però ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere quanto vi piace essere aggiornati con tutte le novità il più velocemente possibile, anche in collaborazione con la pagina Facebook del team italiano di Rules of Survival. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto, ciao!